siamo uno dei pochi comuni ad approvare il bilancio di previsione entro il 2020, quindi è un elemento di virtuosità che manteniamo nella tradizione che questo comune ha sempre rispettato in questi anni, quindi forma e sostanza. È un bilancio in equilibrio, un bilancio solido che prosegue quindi quella che è la tradizione di questa amministrazione comunale e che cercherà sulla parte del sociale di fare uno sforzo ancora in più, perché il rischio che la pandemia allarghi la distanza sociale, la distanza socio-economica tra cittadini che stanno meglio e quelli che stanno peggio e che pagheranno le conseguenze della crisi c'è, quindi ci saranno un'attenzione in più, penso al fondo anticrisi, quindi 250.000 euro sin dal 1° gennaio 2021 per il disagio abitativo, ci sono altre risorse che rendono anche il bilancio un po' innovativo, penso al bilancio partecipato, quindi 100.000 euro sulla progettazione condivisa dove i quartieri avranno un ruolo centrale anche come laboratorio di idee, quindi un bilancio di cui c'è da essere sicuramente soddisfatti e sicuramente nonostante le preoccupazioni che sul futuro abbiamo un po' tutti. Tema caldo quello della Tari, si parla dell'aumento, si è parlato anche di questo in consiglio comunale. Sì, la Tari in realtà è cambiato quello che è il ruolo del comune sull'approvazione del PEF e il ruolo della Tari, quindi quello che erano le preoccupazioni anche riportate dalle parti sociali sulle quali c'è stato un incontro nella stessa mattinata a cui ha partecipato anche l'assessore Mengucci, dove insieme abbiamo stipulato un protocollo e sottoscritto un protocollo insieme a tutte le sigle sindacali dove confermiamo l'impegno come amministrazione comunale di mantenere inalterata quella che è la pressione fiscale, mantenere le stesse imposizioni anche di tariffe, quindi tariffe agevolate sui servizi educativi, e sulla Tari abbiamo fatto una promessa, quella di impegnarci nei prossimi 6 mesi, di riconfrontarci in modo da evitare in tutti i modi che questo adeguamento che è stato proposto dal nuovo calcolo di ARERA, che consisterebbe in 86 centesimi ogni 100 euro di adeguamento Tari, di evitare che questo adeguamento vada a gravare su famiglie e in particolare sulle fasce più deboli. Quindi ci riconfronteremo e da parte del Comune c'è la disponibilità a trovare la volontà anche di trovare un modo per non andare a incidere specialmente in questo momento sulle famiglie e quelle più in difficoltà.